Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della WitchyTube Challenge in ritardo. La domanda di oggi è nodi lunari e karma. Allora, ovviamente sarà un altro video noiosissimo in cui ho girato tutto il mio fantastico cellulare, perché quando si parla di queste cose non le so, però sempre dal solito sito horoscopi.com. Mi sono presa tutte le informazioni e cerco di spiegarvi un po' che cos'è, di che cosa stiamo per parlare, insomma. Allora, i nodi lunari. I nodi lunari sono due punti nel cielo in cui l'orbita che la Luna percorre intorno alla Terra incontra l'eclittica, luogo dei punti toccati dal Sole nel suo moto apparente, e sono quindi due punti puramente teorici. La Luna interseca l'eclittica in due posizioni, verso nord, terminando quindi il nodo nord o nodo ascendente, di cui si può trovare la posizione nelle effemeridi, e verso sud nella posizione diametralmente opposta, che dà quindi il nodo sud o nodo discendente. Se uniti, questi punti formano una linea da est a ovest e quindi sempre retrograda. I cinesi chiamavano questi punti testa e coda di drago, gli indiani Rahu e Ketu. Quando il Sole e la Luna si trovano su questa linea, la linea dei nodi lunari in congiunzione o opposizione si ha un'eclissi di Sole o Luna. I nodi progrediscono di 3 minuti d'arco al giorno in senso inverso ai pianeti, compiendo quindi un movimento retrogrado. Questa retrogradazione conferisce ai nodi un significato particolare che si collega al karma. Se non avete capito niente, non preoccupatevi, non l'ho capito nemmeno io. Allora, in astrologia karmica i nodi lunari collegano una reincarnazione con la successiva. E quindi penso che sia questa la cosa che ci interessa. Il nodo lunare sud raccoglie tutte le esperienze che l'anima ha acquisito e accumulato nelle sue vite precedenti. Indica le abitudini negative che hanno improntato la fisionomia dell'anima di una persona. Il nodo nord, diametralmente opposto al sud, indica invece la direzione verso la quale andiamo in questa vita attuale, e spinge quindi l'anima alla crescita e alla futura espansione. Pertanto, esaminando l'asse dei nodi, è possibile sapere da dove proviene l'anima e soprattutto verso dove sta procedendo. Ogni 18-19 anni i nodi ripassano sulla loro posizione natale, rappresentando per l'individuo una possibilità di rinascita e di riscatto del proprio karma. La posizione dei nodi per segno e per casa fornisce preziose informazioni che possono aiutare una persona a progredire spiritualmente. Bene, allora, nodo nord in Ariete, nodo sud in Bilancia, perché è diametralmente opposto. Siamo di fronte ad una persona che nelle vite precedenti si è messa sempre al servizio degli altri, arrivando anche a sacrificare la propria individualità. Per costui era importante riuscire ad avere sempre l'amore e il compiacimento degli altri, una persona estremamente sensibile e creativa. In questa vita la persona ha scelto quindi di esistere come individuo singolo e si batterà per emergere, per essere qualcuno, per affermare la propria personalità. Cioè, tutto questo preambolo per questa descrizione che, boh, cioè, io sono ferma alla vita precedente, evidentemente. Saturno, perché Saturno? Perché sempre da questo fantastico sito si scopre che Saturno viene definito il signore del karma, e quindi vi leggo anche questa, altrimenti il video era già finito. Quindi Saturno viene definito il signore del karma dal momento che mostra dove il karma difficile di una persona viene messo più specificatamente a fuoco. Saturno, riferito al dio greco del tempo Cronos, distribuisce la giustizia con rigore imparziale e impersonale, ma anche con pochissima misericordia. Saturno indica nella carta natale gli ostacoli che bisogna affrontare. L'azione di Saturno indica il prezzo dei desideri e degli attaccamenti dell'animo umano, mette rigorosamente a nudo i limiti del proprio io. Il segno in cui si trova Saturno mette in risalto quali prove bisogna superare e il lavoro da fare per intraprendere uno sviluppo personale profondo. Il tuo segno karmico è Sagittario. Con Saturno in Sagittario i propri modi di fare sono onesti, diretti e chiari. Infatti si difendono tenacemente le proprie convinzioni morali e si possiede un forte senso della giustizia. Si manifesta inoltre interesse per la filosofia, la religione e insegnamenti spirituali superiori, nonché per i viaggi e per tutto quello che attiene ad una cultura lontana. Questa cosa probabilmente l'avevo già letta nel video precedente della carta natale. Quindi niente, questo è quanto. Non ho molto da aggiungere perché, come ho detto, non ci capisco molto. So che l'astrologia karmica può essere anche un po' più precisa di questo. Avevo un'amica che aveva un libro che appunto si chiamava Astrologia Karmica, qualcosa del genere, dove
dove andando a vedere tutti i gradi, gli orari, insomma, con i numerini che ci sono di fianco al tema Natale, di cui io non conosco assolutamente il significato, andando a vedere tutti quei numerini lì, si arrivava tipo a una descrizione di qualcosa che apparteneva a una tua vita passata. Per esempio, io ricordo che una delle mie era che probabilmente sono vissuta su una grande isola, con una grande tradizione pagana, come potrebbe essere per esempio la Gran Bretagna, ecco, una cosa di questo genere. Però quel libro io non l'ho mai trovato e infatti vorrei cercarlo perché è interessante e comunque le mie conoscenze di astrologia karmica si fermano a questo, sostanzialmente. Quindi niente, per evitare di prolungare questo noioso video ancora, vi saluto, un bacio, alla prossima, ciao!